Ciao a tutti ragazzuoli, qualche settimana fa ho pubblicato il video dove assemblavo il mio primo PC da gaming. Oggi voglio mostrarvi come ho fatto ad aggiornare il BIOS di questo computer, esattamente nel caso specifico parliamo della scheda madre Asus ROG Strix B550F Gaming, cliccando semplicemente un tasto. Ebbene sì, queste nuove schede madri hanno la possibilità di aggiornare il BIOS senza alcuna competenza tecnica. Infatti basta semplicemente scaricare il software del BIOS aggiornato all'interno di una pendrive e poi attraverso un tasto presente sulla scheda madre mandare in aggiornamento automaticamente il BIOS. Inoltre voglio mostrarvi come fare ad aumentare la frequenza della RAM sempre attraverso questo BIOS. Considerato che questi BIOS hanno delle interfacce grafiche che ci permettono di intervenire in maniera molto, diciamo, intuitiva all'interno dell'impostazione della scheda madre e dei propri componenti, e volevo mostrarvi come fare a effettuare questo upgrade, considerato anche che quando ho assemblato il PC vi spiegavo che le DDR4 come base hanno una frequenza standard di 2100-2200 MHz, mentre nella confezione leggiamo praticamente che sono da 3600. Se le montiamo e le lasciamo installate così stock, praticamente la frequenza è molto più bassa rispetto a quello che potrebbero offrire come prestazioni. Quindi oggi andremo a vedere pure come fare ad aumentare la frequenza con qualche clic. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere subito come fare questa operazione. Ok, allora i primi passaggi da fare sono: intanto andiamo a formattare la pendrive, quindi andiamo nelle nostre impostazioni del computer, andiamo a cercare la nostra pendrive, in questo caso è questa qui, e gli andiamo col tasto destro, andiamo a cliccare sulla pendrive e poi successivamente formatta. A questo punto dobbiamo creare il file non NTFS ma bensì in FAT32. Ok, lasciamo tutto così, formattazione veloce, clicchiamo avvia. Diamo ok. Attendiamo che completa la formattazione. Ok, in questo caso è stata già completata, quindi possiamo chiudere. Una volta che la pendrive è stata formattata, possiamo andare a scaricare il file del BIOS. Allora, per fare questo basta scrivere BIOS e nel nostro caso è una ROG Strix, eccola qui. ROG Strix B550F Gaming. Quindi clicchiamo sulla prima voce, andiamo a cliccare in questo caso BIOS, questo qui. Ok, vabbè, questa la possiamo chiudere, perfetto. Qua possiamo selezionare il modello della nostra scheda madre, però in questo caso è la B550F Gaming. E abbiamo l'ultimo aggiornamento BIOS relativo a marzo 2023, quindi 14 marzo 2023. Considerato che il BIOS di questa scheda madre è relativo a, se non sbaglio, novembre 2022, qui possiamo vedere che ci sono degli aggiornamenti importanti sulla sicurezza per il processore AMD Athlon e il processore Ryzen, quindi in questo caso avendo un Ryzen 7 fa parte anche questo processore. Ci dice che prima di creare la USB dobbiamo rinominare il file del BIOS praticamente con questo nome qui. Quindi scarichiamo il pacchetto. Perfetto, una volta aver scaricato il BIOS, ci troveremo una cartella in questo modo. Quindi andremo a fare tasto destro, estrai tutto. Ok, estrai. Ok, perfetto. Allora, se chiudo questa cartella, vediamo che c'è la cartella estratta e quindi possiamo automaticamente aprirla. Abbiamo il file che serve per rinominare questo file qui, quindi abbiamo il programma per rinominare questo file e per rinominarlo praticamente dobbiamo dare il nome, come ci dice qui, eccolo qua, rsb550fg.cap. Proviamo a copiarcelo, ok. Quindi lanciamo prima di tutto, lanciamolo questo file qui. Ok, praticamente lui lo legge in automatico, quindi per continuare, ok, premo un tasto per continuare, diamo invio, perfetto, automaticamente ha rinominato il file. Adesso non ci rimane che prendere questo file e trascinarlo direttamente nella nostra pendrive. Quindi, ok, adesso lo sta passando, perfetto, quindi se adesso vado sulla pendrive c'è questo file.
quindi la pendrive adesso è pronta per essere inserita e aggiornare il BIOS. Come possiamo notare, qui abbiamo una porta dedicata al BIOS, quindi andiamo ad inserire la nostra pendrive con il software e andiamo a tenere premuto per qualche secondo questo tasto finché non inizia a lampeggiare. Come possiamo vedere, inizia adesso a lampeggiare. Non rimane nient'altro che attendere che completa l'operazione, quindi tra qualche minuto smetterà di lampeggiare, quindi vuol dire che il nostro BIOS è stato aggiornato. Perfetto, a questo punto possiamo notare che ha smesso di lampeggiare, quindi andiamo a controllare se è stato effettuato l'aggiornamento direttamente a video. Ok, perfetto, come possiamo notare l'aggiornamento del BIOS è stato effettuato e come possiamo vedere è la versione 30.02 del 23 febbraio del 2023, a differenza della precedente che era del 27 ottobre 2022. Per quanto riguarda la frequenza della RAM, in questo caso io già l'ho settata a 3600 MHz, ma per effettuare in questo caso l'aggiornamento basta andare qui. Inizialmente l'impostazione la trovate su automatico, basta inserire questa dicitura, quindi la terza voce, DOCP, e una volta fatto questo è possibile andare qui e cambiare la frequenza della RAM settandola nelle impostazioni che più preferiamo. Naturalmente non deve mai superare la frequenza indicata dalla confezione della RAM stessa. E una volta fatto questo basta cliccare F10 e salvare tutto. Perfetto, come avete potuto notare l'aggiornamento del software è stato veramente molto semplice, infatti è bastato semplicemente scaricare il file del software aggiornato e poi attraverso la procedura del tasto presente sulla scheda madre l'abbiamo mandato in aggiornamento. Stessa cosa per quanto riguarda la RAM, basta andare, come abbiamo visto, nelle impostazioni specifiche con 2-3 clic è possibile praticamente e portare al massimo della frequenza la RAM. Io spero che questo video vi possa tornare utile e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!